Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi mostro come leggere e interpretare correttamente le previsioni meteomarine allo scopo di rendere maggiormente efficaci le nostre battute di pesca a spinning in mare. Inoltre vi mostro le app e i siti che solitamente uso per monitorare sia le previsioni della direzione e intensità del vento, ma anche del moto ondoso e del meteo. Sigla e partiamo. Andiamo. È molto importante conoscere e anche interpretare le condizioni meteomarine e del vento che troveremo una volta che andremo in pesca. Questo ci potrà essere d'aiuto per impostare e magari anche per programmare il giorno e l'ora della nostra battuta di pesca, ma soprattutto per la scelta dello spot ideale, ovvero per il posto di pesca dove intenderemo dedicare la nostra battuta di pesca e che dovremmo preferire per essere maggiormente efficaci. Per quanto riguarda le diverse condizioni meteomarine che possiamo trovare nelle nostre uscite di pesca e i relativi predatori che maggiormente possiamo trovare in queste condizioni, che si attivano in queste condizioni, ovviamente dipende anche dallo spot in cui siamo, di questo argomento ne abbiamo già parlato in un video precedente che vi invito a guardare, vi lascio il link in descrizione. Oggi invece facciamo un approfondimento sull'interpretazione delle previsioni meteomarine e del vento. Partiamo subito con le principali app o i siti che consiglio di utilizzare per monitorare le previsioni meteo. Ne uso principalmente tre: il Meteo, WindSea e WindFinder. Il sito o la app del Meteo la uso per conoscere principalmente le condizioni meteo e per capire cosa troverò una volta in pesca: il sole, le nuvole, la pioggia. Allo stesso tempo, questa app ci fornisce la tendenza, l'evoluzione durante i diversi orari della giornata e ci dà anche delle indicazioni sulla temperatura, l'eventuale probabilità e anche la quantità di pioggia, e inoltre ci fornisce una prima tendenza sulla direzione e sulla forza del vento. L'app del Meteo è abbastanza precisa nei 3-4 giorni consecutivi a quello in cui siamo. Oltre questi 3-4 giorni diciamo che tende un po' a perdere di precisione, ma è comunque nella media di altre applicazioni e di altri siti. La seconda app che utilizzo è WindSea. Questa potrebbe essere una costola dell'app principale del Meteo, il meteo.it, e ci fornisce una previsione abbastanza precisa sul moto ondoso, sull'altezza dell'onda, con una buona approssimazione anche sulla forza e direzione del vento. Questo nei diversi orari della giornata e legge fino a 4-5 giorni con una buona precisione. La terza app che vi consiglio è WindFinder o Windy. Questa è la più precisa di tutte in merito a forza e direzione del vento e ci dà anche indicazioni su pioggia e fulmini. A differenza delle altre applicazioni come il Meteo o WindSea, su Windy o su WindFinder basta zoomare, ecco, sulla zona dove vogliamo vedere le previsioni e poi possiamo scorrere con il cursore questo sotto per vedere l'andamento durante i vari orari della giornata. La scala dei colori ci indica la forza e del vento, mentre la freccia sulla mappa ci indica la direzione. Questa app necessita di essere interpretata perché da questo possiamo capire in merito alla forza e l'andamento nel tempo del vento
possiamo capire quando si avranno le condizioni a noi ideali per la pesca a spinning in mare, che molto spesso coincidono con la scaduta, ovvero quando il mare tende a calmarsi dopo una forte mareggiata. Allo stesso tempo possiamo sfruttare questa app per individuare anche il posto di pesca ideale, più esposto alla forza del mare e del vento, se siamo in condizioni di poca o media potenza o magari sulla scaduta delle onde. Possiamo scegliere eventualmente spot più ridossati, ovvero meno esposti alla forza e alla direzione del vento durante le fasi di mareggiata. Ci sono inoltre anche altre app che possiamo utilizzare, come ad esempio quelle in cui vediamo le fasi di marea, sulle previsioni, sull'attività dei pesci, ma personalmente credo che questi siano fattori più secondari, perché molto spesso la presenza e l'attività predatoria è dettata più dalla casualità e da altri fattori che non sono prevedibili nemmeno con la moderna tecnologia. Per quanto riguarda le condizioni meteo, come il sole, le nuvole, poco e niente ci deve far preoccupare questo dato, mentre per la pioggia possiamo sfruttare queste condizioni utilizzando abbigliamento impermeabile come i waders o dei capi tecnici. In caso di cattivo tempo associato a fulmini, allora io consiglio che è sempre preferibile restare a casa. Per fare un esempio, per capire se uno spot può essere sfruttato per la pesca, dobbiamo capire prima di tutto i predatori che frequentano quella zona. Se si tratta di uno spot da spigola, per esempio, le condizioni ideali in cui possiamo preferire la nostra battuta di pesca sono quelle condizioni di mare mosso, o meglio ancora di mare in scaduta. Come indicazione di massima possiamo valutare la pesca spinning in mare con venti fino a massimo 6-7 nodi, anche se la condizione ideale è quando il vento inizia a diminuire, quando magari cambia direzione. Ecco, sono questi i momenti ideali per la pesca spinning in mare. In merito all'altezza dell'onda, sempre leggendo le nostre previsioni, fino a un metro è una condizione, diciamo, ottimale per la pesca a spinning in mare. Oltre il metro dovremmo iniziare ad individuare uno spot meno esposto al vento, alla corrente. Quindi in questo caso dovremmo iniziare a valutare con onde superiori al metro, con previsioni di onde superiori al metro, dovremmo iniziare a valutare quelle scogliere, dove è presente una scogliera frangiflutti, oppure in alternativa possiamo dedicarci in battute in mole artificiali, portuali o in habitat naturali, che comunque sono dove è presente una barriera anche naturale che riesce a rompere la forza del vento, la forza della corrente, dell'onda, e in queste zone durante le mareggiate noi riusciremo a vedere, ecco, delle ampie schiumate, delle ampie zone di risacca, e questi sono tutti spot da considerare e sfruttare con le giuste condizioni meteomarine. Un ultimo consiglio che vi lascio è quello di riuscire a capire e a sfruttare anche la moderna tecnologia per individuare il posto di pesca in relazione alle condizioni meteomarine, e possiamo utilizzare tranquillamente Google Maps, che è ormai alla portata di tutti, sapete ormai tutti come funziona. Ovviamente però è sempre meglio fare delle esplorazioni sul posto di pesca prima di affidarci unicamente alla tecnologia web. In
in merito all'interpretazione delle condizioni meteomarine e delle attrezzature, delle esche artificiali da preferire in relazione a queste condizioni che possiamo trovare, vi ricordo che c'è già un video che spiega le basi e di cui lascio un link nella descrizione. Per tutti gli approfondimenti vi lascio il link alla guida che ho realizzato e che trovate disponibile sullo shop Amazon, sia in formato ebook, in formato elettronico che cartaceo. Anche di questo vi lascio i link nella descrizione. Per il momento è tutto, abbiamo fatto un piccolo approfondimento sulle condizioni meteomarine e come leggere le previsioni. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!